Siamo arrivati al momento del titolo nel mirino della settimana con Enrico Jay e in questa settimana, eccolo qui, è comparso anche in sovrimpressione, abbiamo Juventus. Perché questo titolo? Allora, Chevri, visto che bella parola, non la dicevo dall'87. Sì, infatti, Chevri, una parola un Chevri po' in da. disuso, però giusta. Allora, disadorni da eventuali Anche partite. Disadorni, perdonami, però vabbè, dai, Io il sono senso è quello. anziano. Allora, disadorni da eventuali afflati di tifo, abbiamo, diciamo, proposto Juventus, proponiamo Juventus per mere ragioni di analisi tecnica. È un titolo che, vabbè, conosciamo tutti. Comunque è una società sicuramente che può avere delle difficoltà in alcuni casi con bilanci e eventuali problemi di carattere extra calcistico, ma per ora sembrano, tra virgolette, passati. Il peggio sembra passato perché ha già scontato il prezzo. L'eliminazione della squadra dalla competizione della Champions League, e quindi diciamo che le brutte notizie dovrebbero essere finite. E graficamente questo sembrerebbe confermato. Partiamo dal Se daily? Ok, partiamo dal Daily, Manuela, sì. Partiamo perfetto. dal Daily perché il Daily mostra il livello in area 0,27 e 0,28, che sono i minimi assoluti dalla quotazione del titolo. È un livello che ha fornito un eccellente e precisissimo supporto, un triplo minimo, e io ho messo di medio periodo perché il primo dei tre minimi viene fatto a marzo e poi dopo circa 6 mesi viene fatto il secondo e il terzo minimo, la seconda e la terza freccia rossa in basso che vediamo da lì. Il titolo è ripartito. È ripartito questa mattina in debolezza, ma chiaramente Juventus è un titolo estremamente volatile. Quindi il possibile trade log va interpretato con lo spirito di dire: ok, abbiamo un supporto importantissimo ai minimi assoluti e quindi posso provare in teoria a mettere il titolo in portafoglio posizionando uno stop loss appena sotto a quel supporto. Se il titolo dovesse beneficiare di risultati sportivi interessanti, notizie di calciomercato che possono andare a beneficiare, a impattare bene sulla situazione contabile e così via, lo spazio di risalita lo vediamo è pressoché infinito, ossia ad aprile del 2021 stava a 1 euro, adesso è a 0,29, quindi abbiamo un rapporto tra un eventuale rischio e rendimento assolutamente ottimale, favorevole, interessante. Ok. E vorrei poi vedere proprio l'analisi tecnica anche sul time frame mensile, perché sul time frame mensile quello che si evidenzia, il consiglio che do sempre è di fare l'analisi per cercare il timing su un time frame daily, ma sul mensile, sul settimanale, insomma, su quelli superiori andare a scegliere se l'impianto grafico è rialzista o ribassista. In questo caso sul mensile vediamo come quel triplo minimo, quell'area supportiva, disegni dapprima proprio a marzo un hammer, quindi una candela di inversione dopo un lungo downtrend. E poi si è andato a formare il doppio e il triplo minimo e le ultime due candele, quindi gli ultimi 2 mesi, stanno almeno per ora formando un pattern engulfing bullish, quindi un pattern anche in questo caso rialzista. Sarà chiaramente importante vedere come andrà a chiudere il mese, ma io credo che una rottura di 0,30, 0,31, diciamo una chiusura mensile sopra 0,31 sarebbe secondo me la conferma di una importante occasione long di medio periodo. Quindi ecco, Ok. Juventus offre secondo me un impianto rialzista con un rapporto tra rischio e rendimento assolutamente favorevoli. Ok, entra di diritto nella watch list Esce dalla dedicata. Champions League ma entra nella nostra watchlist, Appunto, diciamo vedi, così. meglio di così, chissà cos'è meglio, ce lo diranno anche i tifosi della Juventus. Perfetto, questo è il titolo nel mirino della settimana che poi potrete raccogliere se volete insieme agli altri.